Forse sarebbe il caso di dire buon appetito visto l'orario in cui andiamo in onda e benvenuti a questo primo appuntamento con una nuova produzione di Videostar Sport Divagando. Dal titolo è facile capire di cosa parleremo, di cosa tratteremo, di sport naturalmente, non tanti in termini di risultati sportivi, anche se magari un risultato potrà servirci da spunto per affrontare una discussione, un argomento, ma soprattutto a livello di eventi, di manifestazioni magari o semplicemente di imprese che hanno sollevato qualche polemica un po' di discussione, un confronto sulla quale anche voi potrete poi dire la vostra cercandoci sul nostro canale Youtube oppure sulla nostra pagina Facebook o meglio ancora sul nostro sito www.videostatv.eu cercando Sport Divagando e, e commentando sotto la trasmissione quello che avete visto che siete per, o che andrete a vedere. Vi diamo subito un esempio, passiamo ai fatti così capiamo di cosa stiamo parlando e la prima parte di questo Puntata si occupa di un'impresa, eh, di un tentativo di impresa perché purtroppo quando ne abbiamo costruito la trasmissione l'impresa era in atto ma adesso è già terminata e mi riferisco all'impresa che voleva mettere a segno Vittorio Brumotti insieme a Simone Moro. Eh, I due volevano, o meglio Vittorio Brumotti voleva andare in cima allevere sul tetto del mondo, 8848 metri in bicicletta e aveva scelto di appoggiarsi alla guida di un alpinista esperto riconosciuto di fama mondiale come Simone Moro eh, che avrebbe dovuto appunto eh, portarlo in vetta. Sono partiti il 27 di marzo, sono atterrati, hanno sdoganato il materiale, hanno tentato eh, di eh, arrivare al campo base, ma poi c'è stato un imprevisto. L'imprevisto ve lo spiegheremo poi. Eh, perché? Perché comunque questa impresa che eh, voleva eh, realizzare i vittori Brumotti per entrare per l'ennesima volta, perché già c'è nella Guinness dei primati, ha sollevato un po' di malumori o comunque un confronto aperto fra gli amanti della montagna, fra chi sosteneva, eh, che eh, questa era un'impresa commerciale che eh, in montagna non ci si va in bicicletto, comunque non sulla cima delle in quel modo, e chi invece eh, rivendicava il diritto di fare un po' quello che si vuole in nome di qualche eh, libertà non, non ben specificata. Qui per esempio vediamo proprio Vittorio Brumotti e Simone Moro in elicottero, perché loro l'impresa l'hanno messa in cantiere molto tempo fa, eh, richiedeva una grande preparazione e loro hanno cominciato a prepararsi. Comunque si è aperto il confronto, si è aperto il confronto su tanti siti e forse sarebbe il caso di allargare questo confronto a un concetto un po' più ampio, e cioè... È vero, come diceva Reynolds Messner, che l'alpinismo inizia là dove finisce il turismo, oppure questo confine che forse tempo fa era ben marcato, ben delimitato e ben chiaro anche in ordine magari del buonsenso o dei mezzi a disposizione, adesso non c'è più. Noi l'abbiamo chiesto al presidente del CAI di Bergamo, Pier Mario Marcolino. Sì, è un confine che in passato era molto chiaro perché proprio l'alpinismo iniziava dove finiva il turismo. Un esempio erano i rifugi, i rifugi una volta erano il punto di partenza per le, imprese, per le salite degli alpinisti. Oggi quando assistiamo a ecco, una funivia che arriva in cima alla Marmolada, a progetti che portano ecco, queste infrastrutture sull'alta montagna, ci si chiede veramente dove inizia l'alpinismo se in cima ci possa arrivare con la funivia quindi senz'altro è un dibattito molto aperto, molto attuale che ha delle ricadute sull'idea che si ha di ambiente, di montagna sull'idea di frequentazione se è uno spazio da sfruttare in tutti i modi perché se ne posso usufruire il maggior numero possibile o se invece, come era fino a pochi anni fa ha conservato chi riesce con i propri mezzi a salire fino in cima appunto la differenza è questa c'è chi non riesce con i propri mezzi ma ne ha altri. Ne ha Vedi gli euro per poter magari pagare e arrivare da qualche parte. Poi c'è una via, ecco, senz'altro, quella guidata proprio attraverso le guide, dove allora il normale cittadino, che pur sappia ecco sempre muoversi in montagna, può raggiungere ecco con una guida, con un accompagnatore, anche Cime che da solo non riuscirebbe mai a raggiungere. Qui siamo pur sempre però nell'ambito ecco dell'alpinismo, vero? Diverso invece, ecco, salirci con una funivia o con qualche altro mezzo meccanico che evita la fatica. Noi in studio siamo partiti dall'impresa di Brumotti e di Moro per affrontare questo discorso. C'è un sondaggio in internet che gira su questa questione, dove la gente è stata invitata a votare se l'impresa era un'impresa sportiva, se era un un gesto inutile e dannoso o se invece ognuno in montagna ci va come ci vuole e quasi il 70% delle persone che hanno votato ha scelto che ognuno in montagna ci va come ci vuole, se partiamo da questo presupposto però mettere un confine fra turismo e alpinismo è un po' complicato. Sì. Se partiamo da questo presupposto senz'altro è impossibile, sarebbe una discussione che non finisce più. Non sorprende che la stragrande maggioranza prediliga ecco, una visione di in montagna ci si va come si vuole, quando si vuole. È diverso il ruolo ecco, che il Club Alpino Italiano ha, ma non solo il Club Alpino Italiano: è un, credo tutti i club alpini dell'Europa ecco, che si occupano di montagna hanno rispetto alla montagna, dove eh, valori storici, eh, sacrifici, attività di conquista che hanno fatto sì che qualcuno in cima a certe montagne ci sia arrivato con enorme sacrificio a costo anche della vita. Vederla ridotta a ecco, un qualcosa dove ognuno ci può andare come vuole, quando vuole, con i mezzi che vuole, ecco personalmente è un dibattito che ci vede presenti, ma che non ci trova ecco, assolutamente d'accordo sulla conclusione che debba essere questa. Arrivarci con i propri mezzi, con tanto sacrificio, con tanta preparazione, Simone Moro ne sa qualcosa, è un alpinista di fama mondiale che eh, si è distinto perché? Perché ha deciso di scalare gli 8.000 in inverno, cosa che sicuramente rende l'impresa ancora più complicata e ne ha già scalati 8 e le sue imprese non sono finite qui. Forse ha fatto anche un po' clamore questa accoppiata, cioè una, la volontà di stabilire un guinness dei primati da parte di una persona, Vittorio Brunotti, sicuramente da un punto di vista sportivo perché è un campione mondiale di bike trial, però molti forse lo conoscono più come inviato delle Iene e un alpinista che invece dovrebbe fare eh, della montagna un po' la, la sua casa, la sua casa anche un po' sacra. Libertà di eh, fare quello che si vuole, forse questa libertà spesso dipende anche dalle possibilità. Eh, ci sono tour operator che organizzano spedizioni in cima all'Everest, non è così eh, difficile arrivarci. Eh, basta avere i soldi per pagare la spedizione, poi si arriva addirittura a 8.848 metri, cioè si, probabilmente gli si porta anche di peso eh, queste persone, però noi non vogliamo attualmente fermarci a, a questo perché un conto è l'Asia e un conto è l'Europa, ci sono delle differenze anche se ogni tanto non sembra così. Diciamo che in Italia è più semplice gestire questa cosa, in un paese asiatico, io penso appunto a dove ci sono gli 8.000, dove la povertà è tangibile, forse questo è decisamente più complicato. Senz'altro ognuno deve chiaramente parlare con consapevolezza delle proprie realtà, del proprio ambiente, eccetera. Da noi c'è una cultura sostenuta anche da grandi movimenti di pensiero, di esperienze ambientaliste, di impegno a 360 gradi sull'ambiente che aiutano e guidano certe riflessioni anche sulla frequentazione della montagna, più difficile laddove chiaramente anche la montagna, ecco soprattutto nelle realtà che lei citava, diventa fonte di vita e quindi è facile comprendere anche che diventando un'occasione di lavoro uno lì ci metta tutto quello che può metterci con la massima creatività e impegno e da parte nostra credo ci voglia anche rispetto di queste posizioni. Infatti, non, non è nei nostri programmi nessuna guerra su quella materia qui, ma cercare di capirci e di rispettarci, questo senz'altro è il nostro obiettivo. Questa impresa un valore positivo ce l'ha, il fatto di aver risvegliato questa discussione che forse si era un po' addormentata. Sì, più che addormentata è una, una discussione ecco che procede con eh, attenzione, forse in, ecco in ambienti più eh, specialistici che nell'opinione pubblica senz'altro. Ecco questa impresa l'ha portata all'attenzione pubblica. Noi come Colle Alpino Italiano abbiamo in programma... Un dibattito sulla revisione per esempio dell'articolo 1 del nostro statuto eh, nazionale che oggi come oggi recita ecco che lo, lo scopo del Club Alpino Italiano è l'alpinismo in ogni sua manifestazione, eh, via dicendo. Anche in mountain bike. Ecco su questo è una discussione che andrebbe aperta, a capire quali sono i confini, eccetera. Senz'altro nel progetto di revisione. Si tende più a dare primato alla conoscenza della montagna per una frequentazione responsabile e io credo che in questa frequentazione responsabile stiano anche le risposte che stiamo cercando. E' Una risposta al governo nepalese l'ha data, è una risposta che ha lasciato anche un po' spiazzato chi sosteneva per esempio che bastava pagare per poter eh, realizzare questa impresa. Perché? Perché il governo nepalese ha stoppato, o meglio ha limitato, eh, l'impresa di eh, Vittorio Brumotti e di Simone Moro. Eh, se andiamo a vedere il percorso che i due si erano prefissi di eh, fare per arrivare in cima all'Everest, vediamo la segnalazione eh, del campo base e dei campi su cui frattare. Praticamente il governo nepalese non ha negato il permesso di salire, ma l'ha ristretto fino a 7900 metri, praticamente fino al campo 4, e questo ha fatto comunque cadere l'interesse eh, di eh, Brumotti di stabilire questo record visto che non poteva salire in vetta. Eh, tra l'altro la parte che manca dal campo 4 la vetta è anche la cosiddetta death zone, la zona della morte, quella dove eh, l'ossigeno diventa par particolarmente rarefatto, dove si rischia di andare in ipossia e dove eh, scalare con una bicicletta la um, la parte finale diventa sicuramente più complicata. Non sappiamo come finirà questa storia. Eh, stanno rientrando in Italia eh, Brumotti e Moro, sapremo da loro se eh, rinunceranno a mettere a segno l'impresa o se semplicemente l'impresa è stata rimandata in attesa di tempi migliori, anche perché questa limitazione del governo nepalese sembra sia scattata dopo eh, l'uscita sul mercato di un orologio a marca americana con delle pietre. Eh, prese proprio dall'Everest, dall dalla punta dell'Everest, che, che ha fatto arrabbiare eh, giustamente il governo nepalese, che ha deciso di restringere solo alle ehm, spedizioni strettamente alpinistiche i loro permessi, ma anche qui potremmo veramente aprire una discussione molto lunga, quali sono le eh, spedizioni strettamente alpinistiche e quali non lo sono. Torniamo però eh, in Europa e eh, facciamo due chiacchiere con il vicepresidente invece del CAI, Massenzio Salinas, su come comunque questo eh, problema dell'utilizzo in troppa libertà della montagna esiste anche qui. Senza andare in Himalaya si può, mi diceva lei, anche andare in Svizzera e vedere eh, cosa è successo sul versante svizzero del Cervino. Nel tempo ci sono stati tanti casi anche qui da noi di utilizzo della montagna, a volte spregiudicato, a volte troppo, troppo spinto, però ecco. Ogni periodo ha avuto le sue esigenze, ogni periodo ha avuto le sue richieste, siamo passati dallo studio della montagna da un punto di vista scientifico, delle origini del CAI, all'alpinismo spinto di determinati anni, ora si passa ad altre forme di alpinismo, è un'evoluzione che è naturale, non ci si può irrigidire su. Certo, bisogna osservare in determinate, più che regole, una, una coscienza che faccia rispettare il prossimo e l'ambiente, su questo l'ambiente della montagna su questo non c'è dubbio però anche la coscienza e i modi di pensare si evolvono nel tempo una discussione che probabilmente potrebbe andare avanti in eterno basterebbe forse un po' di buonsenso bisognerebbe anche averlo per poterlo utilizzare noi lasciamo a voi la possibilità di esprimere la vostra opinione e di riflettere su quanto abbiamo detto in questa prima parte di Sport Divagando adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte decisamente diversa dalla prima da parte della nostra trasmissione che invece si concentra sulle curiosità, sulle notizie, sugli eventi e anche sul palinsesto di Videostar Sport, canale del gruppo di Videostar dedicato naturalmente allo sport che poi vi andremo a, a descrivere in, in dettaglio dandovi poi gli appuntamenti della settimana. Ma attualmente noi oggi non potevamo esimerci dal parlare dell'appuntamento del, della giornata oltre che del mese, soprattutto per i tifosi milanisti per questa sera al Camp Nou. Barcellona si gioca la gara di ritorno di Champions League fra il Barcellona e il Milan. L'unica cosa certa è che si deve segnare. Eh, lo deve fare il Barcellona perché per passare il turno deve vincere, lo deve fare il Milan al quale potrebbe bastare anche un pareggio, ma un pareggio con gol perché uno 0-0 non servirebbe per passare il turno si andrebbe ai tempi supplementari. Problema del gol che in questa sera potrebbero avere Barcellona e Milan, che sicuramente una squadra, il Magdeburgo, una squadra tedesca sta uh, vivendo in modo un po' particolare, sono cinque giornate che non segna, non trova la via del gol e quindi non trova neanche la via della vittoria e i propri tifosi si sono attrezzati, si sono attrezzati nel tentativo di dare delle indicazioni, quelle che vedete sono delle frecce gialle e verdi, praticamente lo stadio arriva rivestito di frecce, ogni tifoso che è andato a vedere la partita del Magdeburgo con il Bernini era cappa, è comparso sugli spalti con questa freccia nel tentativo di indicare la porta e di eh, indicare la via del gol ai propri eh, beniamini Un modo di, di fare sicuramente simpatico, come molti eh, ne vorrebbero vedere sugli spalti eh, rispetto ad altri spettacoli. È servito a poco. Il eh, Magdeburgo ha perso, ha perso 2 a 1, però ha segnato, e quindi quantomeno la via del gol l'ha ritrovata. Vedremo se nelle prossime giornate riuscirà anche a trovare la via della vittoria. Rimaniamo in ambito calcistico e continuiamo a parlare di calcio, di calcio che però eh, ha i giovani, i ragazzini, ai quali sicuramente piace eh, segnare e i suoi protagonisti, perché è stato presentato un libro, anzi a dire la verità, si tratta di un almanacco a Bergamo che ha proprio come protagonisti tutti i giovani che amano il calcio. I ragazzi del calcio bergamasco, prima edizione 2012 di un'idea nata, tu sei uno degli ideatori, uno dei quattro, nata come? Allora, è nata da un gruppo di giovani, ci siamo visti una sera e abbiamo visto quante davvero molte fossero le squadre eh, che facevano calcio giovanile in provincia. Abbiamo deciso di valorizzare questo movimento, quindi di dare spazio a tutto il calcio giovanile bergamasco, a tutte le 1194 squadre affiliate ai campionati sia CSI che federazione a Bergamo. Quindi ci siamo organizzati per costruire un'idea che è nata a ottobre dello scorso anno, questo annuario con appunto tutte le squadre e tutte le 281 società della provincia di Bergamo. Sapete se esiste già questa idea in qualche altra provincia, se qualcun altro l'ha fatta prima di voi? Sappiamo che ci ha provato anche Verona e ha avuto successo come idea. Noi ci proviamo, e sappiamo che comunque le squadre sono tantissime, abbiamo cercato di contattare tutti. Abbiamo dato spazio a tutti, sì dalle grosse società che fanno campionati anche in Serie A come prima squadra, sino al, al più piccolo oratorio insomma e a tutte le società dilettantistiche della nostra provincia. Appunto, appunto qui uno trova l'Atalanta, il settore giovanile dell'Atalanta, così come l'Oratorio Clusone. Esatto, quindi dal settore giovanile dell'Atalanta l'antra al vino a scendere sino al, appunto, al piccolo oratorio con la squadra di pulcini abbiamo voluto dare spazio a tutti abbiamo raccolto fotografie rose e riferimenti della società per cercare di creare un prodotto appunto completo che desse davvero spazio proprio a tutti che era proprio un po' il nostro intento qual è stata la difficoltà più grande nel raccogliere il materiale che avete avuto? La difficoltà più grande è stata raccogliere appunto il materiale dalle società, quindi chiedere e riuscire a avere le fotografie, avere le rose complete, avere appunto i riferimenti. Questa cosa ci è stata diciamo, agevolata dal sostegno e dal supporto sia del CSI sia della Federazione Italiana del Gioco Calcio, che ci sono stati vicini in questo, in questo progetto e ci hanno dato una mano appunto nel lavoro di contatto delle società di presentazione del progetto. Dov'è possibile trovarlo se qualcuno lo vuole acquistare? Allora abbiamo fatto la presentazione domenica 1 aprile al centro commerciale Orio Center adesso abbiamo pubblicato sul nostro sito www.calciobg.it tutti i riferimenti per poterlo acquistare il canale che abbiamo scelto principale è quello delle società sportive quindi ci appoggiamo alle società sportive che sono presenti nel, nell'annuario per poter arrivare ai ragazzi e alle famiglie a quanti volessero comunque sul nostro sito si trovano tutti i riferimenti dove è possibile acquistarlo e trovarlo Un'idea che siamo sicuri piacerà ai ragazzini, alle famiglie, alle società sportive, è sicuramente piaciuta in modo particolare anche alla presidente del CAI, Vittorio Bosio, che ce lo conferma nella prossima intervista. Ma il calcio giovanile a Bergamo credo che rappresenti una delle realtà più importanti d'Italia. Se ci mettiamo eh, la Federazione Gioco Calcio che ha un 600 squadre iscritte di settore giovanile e 600 più o meno le Alci SI vuol dire che sono 1200 le squadre di settore giovanile che fanno. Calcio e sport a Bergamo, credo che siano numeri veramente impressionanti. Sembrano eh, a dirli, magari eh, possono non fare così impressione, ma se pensiamo che tutte le settimane si mette in movimento un esercito eh, di 1200 squadre con i ragazzi, gli accompagnatori, i genitori che li seguono, è veramente un esercito e eh, credo che. Abbia ottenuto giustamente una vetrina che veramente merita. Anche perché hanno pensato a un'iniziativa che è quella di mettere in risalto un po' il calcio giovanile, che è a Bergamo una realtà importantissima, e credo che ci siano riusciti. Devo dire che quando li ho incontrati la prima volta mai avrei pensato che riuscivano a fare un'operazione come questa, così fatta bene. Insomma. Cioè, invece la costanza e la, eh, la, eh sì, la, la perseveranza giovanile ha portato a far sì che oggi abbiamo in mano questo. Annuario che credo resterà nel tempo per dimostrare quanto è bello lo sport giovanile a Bergamo. E quanto è bello lo sport giornalile quanto sono belle le cose che restano nel tempo io per esempio se penso alle realtà sportive eh, forse mi vengono in mente prima le imprese perché le imprese restano ma le società spesso se ne vanno scompaiono ultimamente in questo periodo di crisi economica è una moria e è una moria in tutti gli sport Treviso è sempre stata un esempio molto particolare di come lo sport sotto tutti i punti di vista potesse essere praticato ad alto livello e trovasse anche eh, economicamente il modo di, ehm, di manifestarsi. Treviso aveva il calcio ad alto livello in Serie B, aveva la pallavolo eh, in Serie A, aveva la pallacanestro, il rugby, queste realtà se ne sono più o meno tutte eh, andate, scomparse. Il calcio non è più a quei livelli e la Sisley Treviso non gioca più a Sisley ma, eh, ma gioca a Belluno. E la pallacanestro è in forte crisi, tant'è che eh, si è pensato a questa iniziativa. Previso, io ci sono. Sono. Previso, sono. Previso, io ci sono. Treviso, io ci sono. Treviso, io ci sono. Treviso, noi ci siamo. Un videoclip noi vi abbiamo proposto un piccolissimo pezzettino per riassumere però i 30 anni della pallacanestra Treviso che rischia di scomparire perché il patron la Benetton, ha annunciato che questo sarà l'ultimo anno di sponsorizzazione. E eh, che dall'anno prossimo non potrà più sostenere questo impegno. E allora a Treviso si sono fatti un'idea: quella di ehm, fare un consorzio, così come è già stato fatto a Siena, così come è stato fatto a Varese, nel tentativo di non far sparire questo bellissimo sport. L'ultimo saluto, a parte quello del Bimbo, e, e augurio naturalmente, era quello di Andrea Bargnani e di Maurizio Gherardini, direttamente da New York, che eh, hanno detto: Noi ci siamo nel, nel tentativo. Di eh, salvare questa gloriosa società che non può scomparire dal pallacanestro che conta. Noi abbiamo finito qui quello che riguarda la parte dei servizi e eh, vogliamo però dedicare una parte di questa trasmissione al palinsesto di Videostar Sport. Videostar Sport è visibile sull'LCN. Per I profani, il canale del telecomando 630, è un canale dedicato agli eventi sportivi. Ci sono delle produzioni nostre, ci sono soprattutto eventi per intero e poi una costellazione di eh, piccole trasmissioni che aprono delle finestre sul ciclismo, sull'automobilismo e su molto altro ancora. Ma diamo degli appuntamenti precisi. Partiamo dal calcio femminile. Eh, noi ci siamo concentrati sulla Serie A e sul Mozzanica. Il Mozzanica è una squadra bergamasca, attualmente occupa la la sesta posizione in classifica, quindi ben lontana dalla zona di retrocessione, purtroppo abbastanza lontana anche dalla vetta perché la Torres, se non sbaglio, dista una ventina di punti, ma si sta comportando veramente molto bene. Beh, tutti i lunedì alle 19 su Videostar Sport voi potete vedere le imprese casalinghe della mozzanica eh, femminile che poi vi vengono riproposte in replica nell'arco poi della giornata successiva perché il palinsesto di Videostar Sport inizia all'incirca verso eh, le 19, termina verso mezzanotte ma poi quello che voi avete visto nell'arco di quelle ore viene riproposto eh, in replica e quindi lo potete ritrovare anche in altri orari. Alle 22.30, sempre il lunedì eh, sera, l'appuntamento è con il calcio d'eccellenza. Chi conosce Videostar sa che eh, su Videostar eh, sul canale eh, generalista e quindi sulle LCN90 il lunedì sera alle 21 cioè parliamo di calcio, la nostra trasmissione è dedicata a serie di eccellenza ogni domenica seguiamo una partita di eccellenza la commentiamo tutti i 90 minuti questi 90 minuti con il commento pirotecnico di Stefano Bruson e Bobo Santi, ogni tanto anche di Giulio Ghilotti e Daniele Passavonti lo potete eh, ritrovare alle 22.30 appunto su Videostar Sport il martedì invece ci occupiamo di eh, volley quantomeno in prima serata alle eh, 21, anzi alle 20.30, volle al femminile, Yamamai e Villa Cortese. Non abbiamo scelto a caso, sono due delle rappresentanti più illustre del... Um la pallavolo femminile in Lombardia entrambe impegnate nelle semifinali playoff eh, proprio mercoledì sera si giocheranno gara 3 per l'accesso alla finale, beh in questo ritaglio in questa vetrina potrete appunto vedere un'impresa eh, o una partita comunque dell'una o dell'altra squadra, mentre prima alle 19 potete vedere la replica di Parliamo di Calcio, quindi se ve lo siete perso lunedì sera lo potete vedere il martedì sera su Videostar Sport alle 19. Il mercoledì Partite di eccellenza ancora alle 19 o la replica di quella del lunedì sera o una del nostro archivio perché ne abbiamo veramente tante e poi volle i al maschile. Purtroppo qui mi viene in mente quello che è successo a Treviso perché in uh, prima serata alle 20.30 del mercoledì noi vi proponiamo le partite della Gabeca, Gabeca che gioca a Monza ma che tutti conoscono come Montichiari, è ultima giornata di campionato mercoledì e poi i playoff di questa società che esattamente come nella palacca del suo del Treviso rischia di scomparire. Una serata americana, il giovedì sera, perché apriamo con il football. I rinos alle 20.30 e a seguire quando inizierà la stagione, che ancora non è cominciata, il baseball. E poi ancora pallavolo maschile il venerdì sera alle 20.30 con Segrate debuttante in questa categoria. Si sta comportando benissimo a due maschile, anche lei candidata alla fase finale con i playoff. E poi il sabato con le repliche della calcistica, e di anteprima parliamo di calcio. E poi il fine settimana dove riproponiamo in replica un po' tutti gli eventi che avete visto nell'arco della settimana. Speriamo di aver dato degli appuntamenti precisi, altrimenti vedremo di eh, ripetere eh, questo eh, appuntamento col parinsesso di Videostar anche nella prossima puntata di Sport divagando. Spero vi siete divertiti, vi do appuntamento a martedì prossimo, arrivederci e buona serata.